ultimamente? Ah, bene, non so più a chi dare l'esti io. Ah, ok. Ernesto Spalesto, certo. Ah, perché l'idea legista qua in Italia? Dalle lesti è proprio la tipica espressione di Shanghai. Sì, sì. Non sa chi dalle lesti. Non so chi dalle lesti. Allora, sentiamo subito chi è il signore che ha chiamato. Ciao, per RDS. Sono Donato da Lecce. Volevo fare uno scherzo alla mia compagna Serena. Cercavo il signor Donato e chiamo dal centro estetico. Sono la moglie, signora, da dove chiama? Dal centro estetico Mani di Fata e cercavo il signor Donato perché lui al cellulare non risponde. Avevo necessità di sapere se poteva andare bene massaggio alle 17 che lui voleva fare con amico Massimo. Guardi, non credo che verrà oggi alle 5. Ah, perché lui aveva chiamato perché problema cervicale, schiena. Non ci serve il massaggio, non c'è bisogno, lo rimandiamo la settimana prossima. Ma scusi, è il signor Donato che è venuto da noi, ha prenotato, lui ha abbonamento qui, eh. Ok, va bene, allora la richiamerà lui. Abbonamento per il numero, no? Sì, lui ha numero, conosce tutte le ragazze qua che ci sono. L'unica cosa è che siccome voleva farlo proprio alle 17, perché il signor Massimo, che è un nuovo cliente che voleva portare, può solo a quest'ora e volevano farlo insieme con la ragazza speciale in stanza. Non lo so, vogliono provare emozioni nuove forse. Va bene, signora. Questo massaggio fa bene alla moglie perché comunque tu... Immagino. Torna a casa felice e anche più motivato, capito? Pure io sono tanto felice di quel massaggio con la moglie. Ah, brava signora, brava, sì. Sì. Fa bene soprattutto a moglie questo. Infatti. E quindi faccio che segno per signor Massimo e Donato? Sì, guardi, faccio come vuole. E io segno, però poi qualcuno paga perché qua sono due, cioè, e 50 più 30 di regalino. Ah, pure il regalino. Guardi, se vuole rischiare, scriva di sì, appuntamento accettato, poi se qualcuno pagherà bene, altrimenti pazienza. Eh no, io perdo posto, scusi, Cioè, se io metto Donato e Massimo, sono due. Siccome un massaggio costa 80 euro, due massaggi e due volte 80 euro, capito? Ecco, allora io fossi in lei non rischierei di perdere questi soldi e metterei qualcun altro. Ma perché lei dice di no? Lui voleva tanto fare questo massaggio. È perché secondo me alle 17 avrà un osso rotto, qualsiasi tipo di osso per forza non verrà. Ah, osso rotto, perché? Sì, può cadere, oggi c'è il piove, potrebbe scivolare e farsi male, quindi magari alle 5 non verrà. Ah, ma lui voleva tanto farlo perché aveva male al collo. Voleva tanto, E avevo chiamato anche la ragazza speciale che viene qui a Poggiado. Adesso la lascio, va bene? Allora, scusi, posso passare un attimo, direttore? Ok. Perché io non mi prendo questa responsabilità perché sennò poi vado a rimettere io soldi, capito? Va bene, mi parli il direttore. Pronto, signora? Sono il direttore, centro Mani di Fata. Volevo dire che suo marito ha dimenticato il cellulare qui. Vendetevelo quel cellulare. Serena? Hai finito? È in diretta su RDS. Oh, è uno scherzo. Ma vaffan***o. Quando torni a casa te lo faccio vedere io il regalino.